fa appello alla responsabilità di tutti per abbassare la tensione, ma condanna con fermezza l'attentato alla sinagoga di sabato scorso, un attacco scioccante al diritto universale alla preghiera. Usa parole chiare il segretario di Stato Blinken, atterrato a Tel Aviv per una visita in agenda da tempo, resa ancora più complicata dall'escalation di violenza dei giorni scorsi tra israeliani e palestinesi. Gerusalemme blindata dopo i due attentati del fine settimana, le decine di arresti e le demolizioni di case palestinesi a Gerusalemme Est. Prima tappa è l'ufficio del premier Netanyahu, alla guida ora del governo più estremista della storia dello Stato di Israele. La preoccupazione comune resta l'Iran, specie dopo l'operazione per mano del Mossad di sabato notte contro un centro di ricerca spaziale iraniano. Abbiamo concordato che l'Iran non dovrà mai acquisire armi nucleari, dice Blinken, che invita poi Netanyahu a mantenere lo status quo sulla spianata delle moschee. Stamattina Blinken ha incontrato al Cairo il presidente egiziano al-Sisi, mediatore da tempo a Gaza come a Ramallah, dove domani Blinken incontrerà Abu Mazen. La sfida è far tornare sui suoi passi l'anziano presidente palestinese, che ha deciso di interrompere il coordinamento di sicurezza con Israele dopo l'uccisione di 10 palestinesi a Jenin in un raid dell'esercito israeliano giovedì scorso. Abu Mazen ha accusato Israele di essere responsabile dell'escalation per le continue incursioni dei soldati in Cisgiordania, con un bilancio di 33 vittime palestinesi in un mese, l'ultima stanotte ad Hebron. Difficile che Blinken riesca ad ottenere risultati significativi, è di fatto impraticabile la soluzione di due stati sul terreno, con larghe sacche controllate dalle milizie armate palestinesi.